Mandi a Deutsch e bentornati al notiziario in lingua furlana di Telemare. Al tempo non è stato per noi a meda lontana questa ultima settimana. In 2 giorni, fra sabato e domenica stadis, sono venuti su 147 mm di pioggia, che hanno fatto il saliaghi sin tutto il Gurisan, soprattutto all'Usen Salve Pac. A Gardiscia, Pudigori e Peuma, le situazioni sono più critiche, che ricordavano che si avevano 2 anni sin da ora. A Savonia, al Vipac ha passato i rapparsi in più bandis, per tanta agata cantines di qualche casa. 3 abitazioni sono venute 10 disvedate da Int, ma l'estate sono venute l'albergo da Tommaso a Patti Dans. I pompiers e la protezione civile sono arrivati da una mano alla popolazione e a tigni di voli di l'evento. Un peso positivo hanno avuto i voli che tengono passati hanno partito in età all'Ied al Vipac e a fare manutenzione dei rapparsi. Dutcas, il sindaco, ha domandato il riconoscimento del stato di emergenza. Intanto che si sta per finire la stima dei danni. Da ore da crisi, in questa stessa zona, i carabinieri avevano deciso di sierare la strada provinciale che di Petean aveva al paese di San Michele. Di che altra banda dall'Usin, sono stati sierati 2 sottopassi lungo la linea ferroviaria, a Mossa e a Lucinis. E 2 cantini si sono impegnati di Aga a Gardiscia, che da sua parte più bassa, attorno a patire il problema da Aghis. Un slack invece si è distaccato dal Calvario, arrivando a vis da frazione gurisana di Poligori. Quelli si sono fatti sentire gli slagnanzi dei abitanti, che hanno lamentato di non essere stati ascoltati, quando più volte si sono domandati interventi di controllo e manutenzione dal rio Stoperca. Bruttim non dorme dal fine di settimana, stanché a Graut, a zona di Miarqui e Ioiba, una burrascia ha disfatto una schiera di implants turistics lungo la riva del mar, con danni stimati per passare 600.000 euro. Anzi, in questo caso, l'amministrazione comunale ha domandato lo stato di calamità. Ieri sera, al Teatro Palamostri di Udine, si è avvolta la 4ª edizione del Festival da Chanson in Lenga Minoritaria Sungs, in maneada dall'Agenzia Regionale Palenga Furlana. I vincitori sono il gruppo di Claudia Crabuzza e Claudio Gabriel San, i rappresentanti della Lenga Catalana di Alghero. Al secondo posto, al gruppo Furlan di rock di Codroip, Io no conosco. Dai 42 artisti e gruppi che si sono presentati alle selezioni, nuffa sono stati i finalisti che si sono veduti sul palco. Le lingue rappresentate dai finalisti sono state al croato, al sardo, al ladino, l'occitano, al catalano, al romance, al franc provençal. Di là dei Io no conosco, al furlan è stato rappresentato anche dal Zovin Quintet Punk Charniel dei MIG 29 Over Disneyland. I 2 vincitori avranno l'onore di partecipare a fine dicembre agli sfinali del Festival Lit International, la grande manifestazione a Suda in Frisia, che ogni anno preme gli artisti che accantano durante una delle lingue minorizzate del nostro continente. Di là di questo, si è anche esibito fuori concorso il gruppo Orca, una clap a un lavoro originale dalle isole da Danimarca, Fire Ore, vincitori dal Lit International del 2009, che ha rappresentato il suono da loro tiara e ha suonato musica elettronica durante strumenti che hanno costruito i Bessoi. E anche questa settimana non si è besoi tal notiziario, stant che ha vinto con noi un presiato ospite, che è il signor Gigi Geromet. Mandi Quindi, a Dutz. mandi. Bondi. Gigi Geromet è il presidente dell'Istituto per Ricerca e per Promozione della Civiltà Furlana Achille Tellini. Allora, Geromet, non sconti se che è l'Istituto Tellini? L'Istituto Achille Tellini si interessa da ricerca e da promozione della civiltà furlana, così proprio la sua denominazione, parentir. Una sotto. Lei è nata con Atno Taril, il Cutuar di Zenar dal 1992, e proprio che stanno fatti festa per i 20 anni di vita dall'Istituto. E lei è cominciata proprio con un primo dipartimento di studi, che è il gruppo di intellettuali che si sono messi ad un per formare l'Istituto Tellini, hanno avuto questa bella, bella idea di sviluppare un progetto ambizioso che riguarda la nostra golaina di Mis Flabis Eliendis dal Friul Storic, quindi Mis Flabis Eliendis.
che è un progetto editoriale che è abbastanza cognosso, Lei è abbastanza conosciuto, in italiano si dice il fiore all'occhiello dall'Istituto Achille Tellini, no? Che sì. dopo l'ha sontata anche altri dipartimenti di studi che dopo magari io elenchi di corsa. Ma questo è il più importante, è che ovviamente ha un lavoro impegnato tutti i soci dall'Istituto. Se, ma se Isa, se, di che si Quindi tratta? si tratta di tirare su i conti che un tempo accontavi in estri svons, e quindi se vino fatto, avevi individuato tutto il Friul storico, per sé mis flabis aliendis dal Friul storico, per sé becadrente, becindrente, ansa la zona di Sapada, che a è Veneto. Sotbelun, nel Veneto, E ansa, Mandovento. ansa, ansa se desidera e son, no? Sì, un votato Hanno votato per poter tornare in a Friuli. casa, just, e dopo ansa il mandamento di Puart, Portoguaro, no? Partagliano. Quindi allora vi individuo tutto il Friuli in tante zone e ogni territorio in maniera omogenea, no? Avevo individuato in 19 bandi, per cui la Golaina, quando sarà finita, e se arrivasse all'undicesimo volume, no? All'undicesimo volume che riguarda la Carnia, è in faria, già pronto, l'è soltanto di presentare proprio a giornata, dovrei essere appunto fresco di stampa il numero 12 che riguarda la Slavia furlana, e l'è già tutto pronto lì dal nostro editor il libro che riguarda il Friul de Sculenis, che sarà un tiers volume de Sculenis, per se vin già doi editas, e che tiers riguarderà il Glemones. Quindi si può dire che si arrivasse a 13 volumi, se pronto le ansa la Carnia 2, proprio per unirla a Carnia 1, no? Che venirà fuori in curti, io penso, nell'Agnof, e quindi sin a 14 volumi. Si sa tre quarti Sin allora. già a tre quarti, per se. Ovviamente, come dicevi, vin 19, comprenduto appunto il Friul tedesco, dopo tutta la Valsanal, papar slovena e tedesca, no? E che sarà un secondo libro sulla zona Quindi della Slavia, e tutti i pordenonesche, ogni zona dal suo volume, ma si muove già tirato i conti. ogni zona, no, avin un curator che si interessa di coordinare 12 informatori che sono sulla zona, che vanno di casa in casa a tirare su un registratore, è un lavoro lungo, somea, no? Ma ogni volume ha una sua storia, quindi sono anni di lavoro, di ricerca, quindi tira su i conti di una volta, che dopo sono incentrati sulle figure mitologiche, quindi non è che non si interessa la vita privata, o i conti, se so io, dai requires da persona intervistata, no, alla persona intervistata e domande. Se ti contavi è ton nonno, ton nona, no? Quanca tu eri spicciola. E allora ecco che non fermen l'immaginario collettivo e crein l'identità furlana, no? La nostra divinenza, cioè la nostra provenienza, giusto Sì, da Urda Contis, insomma, a lei ha di più, cioè, di più di sé che dei fas che sono da Contis, si arriva a avere un design più A grande. lei un esempio grande. Intanto questi conti, come che dicevi, sono incentrati su queste figure Mitologico. mitologiche, quindi a partire da conti scacciacari dai vias di San Piere col signor che aveva in giro pal Friul, sui diauls, sull'orcul, sugli sagani, sui benandans, sui fux voladis, sugli apparenzes, tanti conti su Attila che alle passate l'ha fatto il pandemonio. Quindi disin, da Ur, di Kist, da Contis, a son elements, sia da storia, dall'antica, dal Friul, che spesso in forma d'ors non la conosci, Sicuro, ma ancia a qualche elemento da Crodinsis pre-Christianis. pre-cristiani, sicuro, sicuro, anzi, sono tanti, e non erano tanto ben viodati, anzi, da banda d'Iglesia, perché evidentemente, come anzi, si riguarda per esempio il Fuca Epifanic, no? Che grandi fugarellis che si fa per Epifania, ecco, che è un rit, paian, che dopo
L'Iglesia si lo fa so, come tanti, in tante altre circostanze. Però chi fa di leamento con gli streis, con il cialciot, con il benandant, con questi figuris, no? Chi sta benandant, o il cialciot che ti pesava come l'incubo per Furlan, no? Per cui che magari cialciot è un po' difficile tradurlo, no? Quindi l'incubo notturno, no? Tu vai a mangiare magari anche in ploy e tu vai su un paese sul stomit, no? Ovviamente in che volta siamo dei la fantasia popolare dall'epoca, no? E che Erin appunto quando si incontrava in Tastala, non per sé che fosse, per sé che era il cia, non era l'implante di Sadamen. E quindi si dice la fila, no? Si dice in Lifilis, le Lifilis, quando si incontrava in strada, lì si disbrogliava, si faceva in impresso, si faceva l'amore, in fin dei conti era l'ambiente più alto, Se non era che non era il no, non era la Sadamen, non televisione. era la televisione, quindi la IN si riuniva e li contava, no? Erin che proprio contava in questi lungis serades, ah, c'è cioè, scusa, di una volta, o non sai, che i lavori che implicavano la presenza di più persone per dare una mano, e che lì erano gli scambi e chi vive insieme. A voi invece si ritirare ognuno dal proprio, no? Davanti a chi caselot, che come magari a non sta anche bene. Comunque, insomma, i frossa venivano entrati in con questi Con contis. questi contes, e forse anzi a tanti contes, anzi spaurevi il frutto, ma era un mut, anzi di insegnare il Nola Furdignot, forse dopo l'Ave Maria. E infatti si sa che non si può tornare in Daur. Io mi rendo conto che non c'è carino di una roba di una volta, ma stetta tens che non sentono, che no, avvimi di nostalgia. No, non è assolutamente nostalgia, caro conduttore. Michele, non è nostalgia, ma è un valorizzare il passato par mior là in davanti all'avenir, altrimenti par saver cui che tu sei. Allora tu puoi desiderare il mondo. Ecco che so pa glocalizzazione, non la globalizzazione americana che non fa sduce un numero e ci accarà come una lingua coppando tutte le nostre lingue. Se non sto a noi domani all'italiano, eh? Sì. Già abbastanza malandato con tanti armi foreste. Ma disin, a parte le contis, disin, sulle contis, non senza stas fas studies di altro tipo, no? Si arriva a fare qualche collegamento da ora. È una domanda ad hoc. Avete Cioè, li contes, qualche esempio con lei, no? ecco, vengo qualche esempio qua davanti. Allora, sono libri spas, grazie all'intervento di intellettuali che becchi in esame. Allora, becchi in esame le nostre contis, che riguarda la prima sezione di antropologia, che si divide in due sezioni. La prima sezione sono le fonti, quindi le Quindi è fonts. la golaina. È la golaina di Mies, Flavius Eliendis, che è il diciapassù, quel che dicevi una volta. Dopo, invece, la seconda sezione che riguarda gli studi e interpretazione da contis, ovviamente lì è veramente interessante. Questi esempi, per esempio del dottor Carozzo, il dottor Lavarone e altri studiosi, docenti universitari che collaborano con l'Istituto Achille Tellini, hanno cominciato a tamesare i contis, no? A partire a fur la morale, il significato, la pregnanza che andà la conta, no? Non fine a se stessa, a parridi, qualcuno è alza sorridi, però in gran parte andan morale. Che i valori che avevo, oltre alla crisi economica, è crisi ansia di valori. E che non sanno savoltare tutte le nostre tradizioni, tutti i nostri punti di riferimento che si sono perduti. Bon, allora mi fai parlare da Contis, vai in un esempio, no? Anzi, Vi faccio un esempio. Per vedete, a come esempio, è appena passata la settimana dai dai Sans. Sans è che noi abbiamo questo rispetto. Mi dispiace che gli americani non siano imberdeati proprio in questa giornata lì che fanno carnevale anziché cidinor, silenzio, no? Per italiano, che bisognerà nel riguardo di cui non si è preceduto e che è al mondo di là. Quindi era il rispetto una volta.
Forse le cose di ciopri, ecco, che pal maltempo forse pistano e alla da giusta, ecco che rappresenta, secondo me, l'usanza, non Halloween, questa forma americana, che è un'americanada, che ovviamente è un anticipa carneval, fatto in un momento proprio sbagliato. E allora, per quel che riguarda la gnotta dei Sans, ecco, anin proprio sul libro che riguarda proprio la zona da televisione che non ospita, quindi il Gurisan, che è il numero 9 e che riguarda proprio questi territori, visto che no, a sigla stata il Gurisan. Friul Gurisan, Bisiacaria, Gorisca. Quindi è importante che il libro culè proprio per sé che contenga tre espressioni linguistiche, il bisiac, la minoranza slovena e la maggioranza furlana. E due nostri debiti, ovviamente, andan la traduzione per furlano. Ma non stiamo piar di lagar, dell'aereo non arrivas, alla gnotta dei Sans. Ecco, una curta. Che di dove venne? Che venne di Viarsa. No, venne di Gurisa proprio. Venne di Gurisa, che lei Gurisa. Quindi, il di dai... Ah, ma c'è cara, il di dai Sans a Viarsa. Ecco, rispettare l'idioma dal puest. Sì, quindi che insomma, in 12 volumes vengono riportati i conti dal forma da lenga di Ciaccarada dal puest. Se il Furlan o il Veneto. Chista Golaina aveva, anche non lo sarin, e comunque i libri non vanno di mal, diventano sai, no? Però. A continuare a vivere dopo di noi. Pertanto, non vi fermate tutti i varianti furlani, ma non doma, perché il numero 5 che riguarda Grau e Maran, sono li conti tirati su a Grau e a Maran in tai loro rispettivi idioms veneti. Come appunto per tutta la nostra zona, perché non vi la fortuna che da Ciarnia fino al mar si capì in Duce, anche se la. La mia amica del Fabro, novella del Fabro, c'è cara culà o corriero, ciaso, io c'è cari culà, basta la Marianne c'è cari in culà, e quindi avvien salvato tutti questi varianti, e questo aveva un'importanza, una valenza proprio linguistica, anzi, per conservare. Rivien alla conta. Ecco, rivien alla conta. Tu temi sot scoia. Perché io mi piace... Lei, sì. Paesans bisognava disbrattare la casa e farla diventare netta come per Pasqua, con farina di sorg, sal, azet e ueli di comedon. I cialders di ram dovevano diventare lustri come spielis. In che sera bisognava la ta fontana agli implenaio di aga fresca pensante ai muars che saresse in passassi in processione di gnot. E che forse varesse in vut set. Al primo di novembre, gli ciampani suonavano di muart fin agli sdis di sera, e per chist ogni famea doveva mandare un omp per suonalis. E se non avevano omps in forze di falu, dovevi impagliare un a puest. La sera dal doi, dopo l'Ave Maria, guai alla fur di casa, si poteva disturbare i muars, che lavin in processione intorno al cimitero, con in coda i muars di che anate. Ecco, per dare una certa di... Per dare un esempio di una conta, no? Ovviamente le... Boh, ma rivin al vostro non. Qui eri a chi le tenere. Ah, ecco, qui sì. Un gran ton, anzi se non conosciuto, ma hai capito, le int, una tesi fatta proprio su Achille Tellini da dottoressa Rosalba Stefanutti. E allora io ho decolato all'istituto, anzi in sintonia al me mood di pensasse ora in politica, ma no, comunque resti a sacarà di cultura. Ma naturalmente, anzi la politica dovrà slabrassetto con la cultura e viceversa. Forse il disastro politico di Auel è per sé che si mette in poca anima e poca cultura in queste politiche. Ma l'idea di Tellini qual è? L'idea di Tellini, allora, a chi le Tellini le nasciut a Udin dal 1966 e sempre a Udin le muarte al 1930 vot.
Quindi le facciamo il plein fascismo in quelle moine. Figurin si se un come Tellini al poteva anzi, ma non dome di Mussolini del periodo fascista, che era in contraris, doveva imparare soltanto la lingua italiana, era in contraris ai sloveni, ai furlans, infatti pachi spamans e a scuola tu saccaravis e via dicendo, sapendo tutta la storia, è inutile slarzarsi a tanto. Allora ora vi dico, in quel periodo lì, Tellini, figurensi, lui che poteva considerarlo il pari dell'autonomismo in Furlan, anzi pari del nazionalitarismo in Furlan. Ecco lì, è un discorso, caro Michele, che io te l'ho fatto forse in qualche altra occasione, ma qui si slaggiare sin troppo sulla differenza fra Stato e Nazione, che poteva rinviarla. Disin che lui era però da emancipazione dal Lui fascismo. all'era. Lui all'era un glottolico, addirittura un esperantista, dopo forse sarà quarto che a Taulin non tu costruissi snuia, no? Quindi esperantista, ad essi una lingua ciaccarata dal popolo, tanto è vero che l'inglese, perché la ciaccarava in tanti, il Commonwealth britannica, non perché è la più bella, la più stretta, la più curta, la più sintetica, ma è perché aveva il più potere sul territorio, proprio come finanza, Commonwealth britannica, quindi le logiche si sono slarzate e quindi è diventata la lingua ufficiale che ora resi. Boh, ma come l'istituto si è acciappato al pensiero di Tellini. L'istituto di Achille Tellini, che in fin dei conti può indicare che il sum di Achille Tellini, che questo preseato intellettuale Furlan era l'emancipazione da Friuli, è lì si è arrivato, a vela, abbastanza. Dopodiché l'insegnamento dal Furlan in te scuola, figurarsi lui, Quindi già dal fin del già 1800 si sburtava. si sburtava per il Furlan da scuola, perché all'era un uomo savente e soprattutto è un diritto naturale dall'uomo quel di conservare la lingua. Il nostro socio preseo, dottor Serena, di sempre, che è un studioso, è un pedagogo, infatti un ex ispettore scolastico, che comunque ha di sempre che sono 6.500 lingue in tal mondo, no? E ogni dì una. E quando una lingua amor, la comunità, il mondo, all'è più lui. Allora, lui al diceva di insegnare in te Furlan. scuole, il Furlan te scuole. Figurarsi lui in quel tempo. No, invece, dopo questa quarta colonizzazione che aveva avuto da banda dal Stato, che non l'ha rispettata l'articolo 6 della Costituzione italiana, Che dice? Caldis di tutela, di prudela, le minoranze linguistiche. E quindi i pari della Costituzione avevamo veduto lontano, mentre invece dopo, e se orina, già dopo, nel periodo post-guerra, no? Finito il fascismo, e quindi con la ricostruzione, no? Di qua che è nata la Carta Costituzionale, anzi, non è stato rispettato l'articolo 6, e anzi, indora di Aue, sebbene che se di Avin parles, l'articolo quattro avin l'articolo, avin la les dal Stato. sì, non è, sì. La legge del Stato 482, che veniva da Furt nel 1999, e quindi sono già 13 anni. Quindi E se io seduto dal 40 volte al 99. sei succeduto? Hanno succeduto cadavi che pacchi spamansa qua che si ciaccarava per Furlan, che il frutto veniva subita dislidriata so lenga fin dall'asilo, come la chiamano in scuola materna, comunque fin dall'asilo. Buongiorno bambini, sono la vostra maestra. E ciò, ci accadeva già tutta un'altra lingua, no? Quindi di conseguenza, tu podis fare violenza fin da tenera età di un frutto. E dopo, troppo, no, hanno cancarato. Ci accareggia per italiano, per calvati bene a scuola, non stai ci accarà per Furlan, quindi, non san si rotti danos. Una patria che consideri in piccola e grande lassù. È la nostra picciola, mentre invece la patria è patria e non ha nessun aggettivo, per me. Lo sanno già la lingua e quindi per sé che tu si deve inciaccarà come quel Boh, casselot, no? Che non so ospita e la così. Glesia? C'è tu lì, anzi all'Aglesia andali so colpis, duzzomat l'Aglesia andal podè di 2000 in sincà e tal sore nuovamente. Qualche io Lupodella, tu hai sospettato, Ferruccio Tassin, il Paul convenì con me alla conosciuta, il nostro prete, Don Julian Amisea, no? Era un prete energico, copato di quando l'ha dovuto cominciare a ciaccarà per italiano. Mentre invece era veramente lui,
quando ci carava la lingua dal popolo, par furlan. E io hai fatto il sago, e quando l'inglese al predicava par furlan, e la messa, anzi se capivi poco noi, anzi pur rispondente alla messa che hai servito istantis, no? Però era latin, la lingua d'inglese. Mentre invece sei io seduto, è seduto che quando hanno deciso di voltare l'altare via la int, non hanno rispettato la lingua del popolo, hanno rispettato la lingua del potere, di chi è in prima fila, vale a dire, anzi l'inglese è stata nazionalista, tanto è vera che c'è cara in italiano e c'è quasi fa una messa per Furlan, quasi fa domande al vescovo, ottenere la risposta, quindi a tu capito che in fin dei conti. Io sono nevoto di un missionario che in Africa la beccato la malaria e l'ha dovuto per trasmettere ai neofiti, per imparare, per insegnare il catechismo a che popolazioni nere l'ha dovuto imparare la lingua dall'Iswahili, dal West. Allora tu non puoi snaturare. Però qualche non è stato più bravo dai Forlan, in chi state aran per mantenere la loro lingua, no? Venendo dai sloveni, dalle comunità slovene. Ah, beh, d'accordo, logico, io ho invidia, anzi, se come magari anzi loro vanno per i tais finanziari, però vessino no istituti magistrali furlans, vessino no teatri come i sloveni, o sedes e finanziamenti pari ai sloveni, per l'amor di Dio, non si contenta che ai sloveni gli danno, ma per sé gli danno. Per sé il stesso problema lo ha l'Italia, passò minoranza in Slovenia, in Croazia. E allora le uscambe. Dipende dal fatto che esistono stas che hanno la lingua italiana e la lingua slovena e la lingua del Stato. Esatto, si identifica con la lingua ufficiale di un Stato. Di conseguenza, le parchiste che sono più tutelas e candan più riconoscimenti. Tant è vera che vengono a fare già a chi professorons che avuè governi, vengono già vivuti, ma di resit, proprio il declassamento della lingua furlana a dialetto è una vergogna, no? Quindi De Mauro, no? Il famoso De Mauro, linguist, si ribella, no? Sergio Salvi, no? Autore delle Nazioni Proibite, Dula Calciacara Clare, per me l'Evangeli, che libri, Dula Calciacara Punta, assieme alla Catalogna, al Galles, all'Irlanda, agli Asturians e a tanti minoranzi. No Furlans, sì, una minoranza. E quindi sono tanti minoranzi che hanno guadagnato, forse per sé che sono stati più forti di noi. Gli hanno creduto chi che aveva in base. In Catalogna hanno fatto tutto quel successo di autonomismo grazie agli industriali che a pensi in catalan e hanno ovviamente sostenuto la causa. Nell'Irlanda vince la Tor, San Connery mi pare, no? Che si è battuto in Scozia per liberarsi dagli off inglesi. Quindi ecco che io sono creato alla cultura, alla politica, no? Ma però noi vogliamo disegnare un'Europa dei popoli, non un'Europa dai stati. A parte il diserbante che ha votato al Stato, cioè, anzi dire che la colpa è anzi dai Nestra, no? Che sì. Non è che sei in stato come vittime. No, io sono di mari e pari furla. Pa tocca il 100%, però io devo dire purtroppo, faccio parte di un popolo che l'ha avuto poco orgoglio. Alva orgoglioso per i suoi onesti e lavoratori, un tritic che ha giluan proprio picciati a due S, forse per tininus bons. Lascia però che ti comandi io di fur. Anche sotto l'Austria, era in sotans, ma per fortuna di un imperatore che l'amava i popoli, alle lenghe dei popoli. Non ti giavava via, come invece purtroppo l'Italia si è comportata, e non vuoi ripetermi, in base a quel che hai detto. Quindi,
Bon, si tornata all'attività d'Altelini, Ah, ecco, no, no. quanti volte si è scappato questa visione? No, no, proprio dalla Garda, l'opera d'Altellini, cioè dal suo spirito proprio, avin si rut di, proprio par, siamo di, perché il Furlan si rende conto di essi Furlan, di valè, Dieci ore e di anche. essi Sior, perché ovviamente la lingua è una ricchezza, no? Però Quindi, dicono che il furlano è la lingua dei pors, no? Dei a contadini. disin le longhe, no, ma non è vero, non sa ben, e poi subita, no? Così non si insegna da sempre tutte le volte che sta relazionando questo grande nostro Monsignor Luigi Faidotti, no? So d'Austria, l'era parlamentare a Vienna e si esprimeva per Furlan. Quindi è logica la lingua dei contadini. Se tu l'hai sempre bloccata, se tu l'hai colonizzata il Furlan, se tu hai detto di non amarlo, evidentemente no, si ingancia sempre vergognas di Ciacaralu, no? Anzi, qua che eri in Soven, se la venga a ballare su un brear, no? Ciacaralu par taliang, par fa più con questes. Dopodiché, sul finale, quando diventava il biel, in quei tempi bastava una bussaduta, o se so io, poter accompagnare a casa la frutta, vi ho detto mare, che ti spieta. Ma sei tu allora furlana, ma perché c'è carino per italiano? Cioè, tu No, è famosa capì? la barzelletta, no? Che dall'invita a ballare, che gli disse un fantasma, gli disse alla fantata: vieni a ballare con me, no grazie, polso. Sì, ecco, ma no, no, ma non tu sei stan lontano, no? Guarda, guarda, di stare attento che c'è il fossalo e puoi cadere dentro e poi ci sono anche i sguarbitoli e se cadi ti russi come dono. Ecco, Boh, mi buttava in grido. parlate, l'avevi buttata in gridi, ma è così che hanno scommesso tutti i linoni, qua che tornava il frutto, c'erano partagliando all'asilo, che hanno dovuto. E a voi non è che siete lontani lì, io abito vicino alla scuola, senti di che Sì, strambolos. avevo anche un esempio, no? Perché Gigi Geromendo si è portato una pagina dal sussidiario che là a Ah, scuola sono i voti, no? sì, E se che conti, altra? se conti a chi Allora sta. io seguissi come i miei fiori, seguissi anche al nevoto. E allora appunto, ah sì che dà fastidio. Ecco. Sì, se conti. Bon, Ah sì, avevo allora, insomma. ecco, micciati che altra di una pagina, no, fasi in liaison, se fasi da quinta elementare, sussidiario settem. Giunti editore, mi pare. Comunque, a lei libri adottati a scuola, Friuli Venezia Giulia. E Friuli Venezia Giulia, regione più orientale, bla bla bla, ma qua anche dopo il DIS. È formato da due aree ben distinte per storia e cultura. Il Friuli, che coincide con le province di Udine e Pordenone. La Venezia Giulia, che prima della Seconda Guerra Mondiale comprendeva le Alpi Giulie, il Carso e la penisola d'Istria. Beh, mi sono colato, bras. Le Badulast. conosciamo anche, no? Ah sì, le L'interessante. facciamo, le facciamo. Quindi, cedute all'ex Jugoslavia, ora fanno parte della Slovenia. Oggi è ridotta a una striscia di terra tra Gorizia e Trieste. Allora, vedi, se me fi, là, se me ne vot, magari che fosse me fi, fosse più giovane, se me ne vot all'ana maestra che a si fa rispondere quante sono le province del Friuli, rispondo Udine e Pordenone, io dissi, tu la mettino Capriva del Friuli, tu la mettino Mariano del Friuli, tu la mettino Lusinins, tutti i paesi e i comuni da Gesta e dall'Isonzo, Del vecchio Friuli Austria. dal Veso Friuli Austria. Allora, questa è una grande bufala. È un'impreparazione, ma veramente, a ben di vai, a viodi di semut, che già di frusso in su, io penso più che è un disegno, non è una svista questa, che è un disegno. Le parche che qua cacciacare in Digurisa, a Roma penso che sede in Slovenia. Non anche l'Ari l'idea, quella fascia sul confine, no? Mentre Boh. invece i politicanti sanno ben sfruttando Gurisa e riguardando Gurisa l'usenza. Fiume Sacro la Patria, Santa Gorizia, è sempre sotto la spietata nazionalisti. Bene, bon, allora potremmo iniziare così in capella visione che dà Altelini Sì, su queste tematiche, disegno. perché riguarda la lingua dà una dignità, te ha di ve uguale valenza in tutte le pubblicazioni dall'Istituto Lini, non ven fur una pubblicazione se non bilingale.
Parla in italiano, le just, per non fare violenza, visto che si induce analfabeti in Furlan. Ma per dare dignità alla lingua, no, e anzi, se comporta un costo elevato, anzi, per se sopra i pagine, no, per ogni pubblicazione bisogna fare i calcoli. E calcare un esempio. Per Furlan, di che altra banda è la versione italiana. Eccoci. Però, tutti i libri si vengono in fur in questa maniera, naturalmente, per dare dignità alla nostra lingua. Che, come che lo dimostra in che i libri salì, non è di contadin. La lingua, se non tu la ciaccari, se non tu la doppi, la logica resta a quel mondo che ormai alle morte. Ma è Wolf la lingua, se tu la tieni scont. E pertanto, che intellettuai lì, a suo punto, andando prat, ansa il Furlan. E col Furlan tu arrivi a esprimere ansa dei valori di sin. Una visione dal mondo. Una visione dal mondo e anzi originale. Originale e attuale, infatti. Eccoci. Quindi si può eventualmente non soltanto per Contes o per teatri Furlan, cioè o se so io, o dovrà soltanto per alzare la bandierina di mandi o in qualche recita e limitarsi al folklore Furlan. Vendi la you pens ansa in queste pubblicazioni di un certo livello col Furlan tu revis a bon. Falu. Bene, allora Vignoff, grazie a Gigi Jaromet, spero di tornarvelo per altre occasioni, per altri argomenti magari o per nuove attività dell'Istituto Eleni. Con piacere, bon. So io a ringraziare l'emittente, te in particolare che tu mi hai dato molto di diffondere l'Istituto Achille Tellini. No, e sono quindi robe che non si sentono, pardon, no? Soprattutto in televisione. Ma pensi proprio di no, pensi proprio di no. Però dici pur, non viene esaurito il tutto, dovrei tornare a Viodici. Se no altri per quantificare tutto quel diservante, che come diceva un senatore che non viene più, no? Sotto domanda se le Furlan un comune, no? Qui due terzi dai consigli comunali. Quando dopo che tu, se, sotto domanda, dopo tanti servanti che tu hai sputato, o tu la domandai a un di là si re una rosa dal giardino, le dut crepat, le dut sec. Sperin, lasciarsi con questa immagine. Sperin, di là qui sborfedor, se di bagnacca il giardino, perché torni su le rose dal Friul. Benissimo, bon, allora grazie. E con questo saluto di Dutz. Grazie. Arrivederci. Mandi a Dutz, grazie.